sta arrivando a sinistra Filippini in sovrapposizione, è chiuso adesso da terzino di scuola Lazio, che però ha un grande guizzo, si libera Filippini a destra ma viene murato, azione pericolosa del Cesena, ma adesso è l'Ascoli che riparte con Jadì, tunnel di Jadì, ma ha capito tutto con grande intelligenza. Sulla tocca di Filippini la palla scivola fuori, rimessa laterale di testa Garritano. Agustin centrato, va dentro Alberg, la pallone centrale per Caccia, va bene così, dice Drago che applaude i suoi. Fermato Schiavone che poi tocca per Ulberg, poi lo prende Jadì. C'era stato l'inserimento di Almici, vanificato dall'ottima copertura. Jadì che per andare in sovrapposizione Almici. Alberg, polacco per Jadì, che di testa la gira verso Alberg. Ha ottenuto la promozione in Serie A, Cinelli è un centrocampista di copertura. In questa via di partita sta giocando molto avanzato. Questa è una sorta di pallone messo fuori. Lo insegue Jadì. Jadì cerca di testa Caccia. Jadì. Le pallone che schizza all'interno dell'area di rigore, prova ad arrivare, provava a premiare l'inserimento di Alberg. Jadì. Buon il lavoro del belga Marucchi. A sinistra non può essere servito, attenzione al contropiede dell'Ascoli che parte con Jadì, addirittura 4 contro 3, centralmente c'è Alberg, dall'altra parte Caccia e Gatto, Caccia di testa, cerca Gatto, le palle in mezzo, l'uscita di Agazzi, che sinistra da parte di Agazzi. Garritano, poi non ombra fin qui il belga marocchino, lo ferma Filippini, ma il pallone buono per Jadì, anche in questo caso è scoperta la difesa, in un secondo momento evidentemente con controllo non facile, Jadì. Europeo. L'Anderlecht, Jadì, lì potrebbe anche calciare, non si fida del sinistro. Chiude Schiavone in fallo laterale. Jadì. Lo ferma Filippini. Schiavone. Jadì. Caccia, è scattato Jadì. Lo vede Caccia, arriva quasi in zona tiro, adesso è chiuso però Jadì. Forse Caccia ha perso l'attimo. Si è centrato Gatto. Bello il guizzo di Gatto che prova a liberare lì a destra. Gatto va al tiro. Poi il pallone basso. Garritano. Jadì. Poi chiuso Jadì, ma guadagna rimessa con le mani. Pallone profondo dello svedese a cercare. Adesso a sinistra c'è Ciano e Garritano. Pallone per Alberg. L'apertura a cercare Jadì. Arriva la sovrapposizione di Almici. Jadì in area di rigore. Va al cross basso. Pallone messo fuori. Non è granché. Non può arrivarci Schiavone. Pallone recuperato dall'Ascoli. Mignane. Cura nella metà campo avversaria Agustin. Poi allarga a destra per Almici. Che va al cross. Ligi si abbassa di testa. La mette fuori. Controlla male Jadì. Garritano. Due su di lui. Va via Jadì. Allarga per Filippini da fondo, può andare alla cross, il pallone basso, Jadì fa ripartire l'azione offensiva dell'Ascoli. Il verticale per Caccia che però è solo, deve temporeggiare Caccia, attendere il centrocampo dell'Ascoli, Caccia, palla di prima, lo scatto di Jadì, tocco all'indietro di Ligi per Agatto. La partita in questo secondo tempo rispetto al primo. Ligi allontana, sul suo campanile l'Ascoli torna in possesso palla. Jadì. Al Jadì. Centrocampista esterno d'attacco marocchino di passaporto belga, cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, adesso di proprietà dell'Udinese. Al suo posto Orsolini. Bordocampo, Vanessa Leonardi. Ne approfitta spesso Drago per richiamare Garritano. Non vuole...